prima emozionante allo Steaua Adriatico, quando hai saputo di scendere in campo? Allora, prima esordio in Serie A, in Serie B, scusa, è stato emozionato, perché ho saputo solo stamattina che potevo giocare, perché Fiorillo si era fatto male ieri nel allenamento e stamattina mi hanno fatto sapere che forse gioco. Ti chiedo di raccontarmi, di raccontarci il 93esimo. Ci vuole un portiere fortunato, e così è stato, ha preso la palla da campagnare e dopo mi è rimasto nelle mani e è finito lì tutto. Anche quell'episodio del rigore, no? Penso che se potevo prendere, anche se andava nella porta, perché prima della partita studiamo un po' tutti con il mister Adrigani e mi sono trovato preparato. Una partita anche sofferta nel finale, che cosa è successo dopo il 2-1 di Porcino? Avete un po' arretrato, il Livorno ha cominciato a spingere con una certa decisione, avete rischiato, c'è stata anche la traversa di Kozak. Sì, dopo il 2-1 non siamo riusciti a partire bene, solo i contropiedi che li abbiamo presi un paio di volte, però siamo stati lì e meno male che è andato così. Siamo stati fortunati in tante volte, che ci vuole in calcio, e siamo contenti per i tre punti. I primi tre punti qua a casa ci volevano. Sei il vice di Fiorillo, durante il mercato si è parlato della possibilità che potesse arrivare un secondo portiere, a questo punto sei tranquillo, sei sicuro di essere il portiere di riserva del Pescara, il vice Fiorillo? Ma io sempre dall'inizio, quando sono venuto qua, la società mi ha fatto sapere che vengo per fare il secondo, per fare il vice di Fiorillo, e sono stato sempre concentrato al lavoro, a impegnarmi al massimo, e quando mi arrivava l'occasione trovarmi pronto, come è successo oggi, e sono molto contento che sono vice di Fiorillo e spero di fare bene insieme a lui.